Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati ad Astrologia e Spiritualità. Ciao da Stefania. Da Maria Grazia e E Paolo ciao da Mongiò. Paolo. Ah, ecco, ok. Allora, eccoci qua. Siamo arrivati al segno del Sagittario con mia estrema gioia perché io sono del Sagittario, quindi sono particolarmente contenta di questa puntata. Già l'avevamo un po' anticipato in una delle puntate della scorsa stagione, avevamo parlato molto, mi ricordo, del Sagittario, però in questa puntata approfondiremo il mito soprattutto e comunque le caratteristiche spirituali di questo segno. Allora, Maria Grazia, partiamo subito, quindi Sagittario, Ti ultimo stupirai di segno di tante fuoco. cose. Sì, ti stupirai di tante cose che ci siamo dette la scorsa volta in privato. Prima cosa perché il Sagittario come senso, perché i sensi sono 12, non sono chiaramente 5, ha la parola, il suono, e già questo dovrebbe aprirti un mondo. Perché entriamo in un'atmosfera veramente notevole e importante, in quanto l'ultimo, come hai detto te, segno di fuoco, che sarebbe il fuoco mistico, il fuoco blu che si ritrova, se guardate la fiamma, proprio all'interno della fiamma, è la rappresentazione del collegamento con il mondo spirituale e quindi il viaggio più vero, più profondo, più intenso, come diceva Plotino, non è quello che noi facciamo organizzando, lui diceva, carrozze oppure navigli o cose varie, ma il viaggio che noi facciamo chiudendo gli occhi e aprendo quella vista che molti hanno, ma pochi usano. Infatti uno dei pianeti collegati alla funzione del Sagittario è Nettuno, che governa la ghiandola pineale, quindi tutto l'elemento del collegamento con la trascendenza, tutta la parte potremmo dire intuitiva. Il pianeta madre del Sagittario è Giove, che si trova chiaramente in un domicilio diurno cosiddetto. Il Sagittario ha l'esilio di Mercurio, è un segno di natura mobile, quindi di fuoco e maschile. Anatomicamente governa le anche, il bacino, il femore, perché chiaramente c'è tutto l'elemento del movimento degli arti, il fegato in quanto è sotto la funzione di Giove, tutto l'apparato muscolare perché nella tensione dell'arco che deve far scoccare la sagitta, cioè la freccia, c'è questo elemento quindi importante dei muscoli, della tensione. Poi le arterie di medio e grosso calibro, quindi c'è proprio questa condizione anche collegata alle arterie, perché c'è questa situazione di movimento. Allora io vorrei proprio iniziare con una cosa scritta da Steiner, che lui ha messo nel libro L'Apocalisse, che in realtà significa rivelazione, non fine del mondo, perché purtroppo è stata data un'interpretazione molto materialistica all'Apocalisse, quindi come fine, come distruzione, come qualcosa da applicare a qualcosa di esteriore. E lui parlando chiaramente di quello che era tutta la realtà straordinaria, mitologica, immaginativa dei greci, a un certo punto dice proprio questo. L'uomo è nato da una figura che
che per così dire aveva ancora in sé quello che è incarnato nel cavallo. Nella figura del centauro, l'arte ha ancora rappresentato un uomo tutt'uno con questo animale, per ricordare quel gradino evolutivo umano dal quale l'uomo è uscito e dal quale si è liberato per divenire l'uomo attuale. Quindi nel momento in cui c'è questa divisione della Terra con la Luna, accade che l'uomo acquisisce l'elemento degli arti inferiori, che sono diciamo gli ultimi ad arrivare, e di poter in qualche modo muoversi sulla terra che comincia a consolidarsi. Il greco ricorda questo momento di trasformazione dell'essere umano e nello zodiaco in realtà cosa c'è? C'è l'espressione dell'umanità che attraverso il portare fuori da sé un attributo animale, infatti zodiaco è la via degli animali, acquisisce la capacità non più istintiva, ma la capacità più evoluta dell'animale stesso. Nel momento in cui l'uomo proietta fuori di sé il cavallo, acquisisce quello che è l'elemento dell'intelligenza. Quindi possiamo dire che per questo c'è questa rappresentazione in questo mito del centauro Chirone, che era il grande iniziatore degli eroi, e anche delle persone più sagge, è l'iniziatore di Dioniso, è l'iniziatore di Teseo, di Aiace, di Achille, di Asclepio, quindi di tutti coloro che, e dello stesso Ercole, diciamo, che sono assurti a una notevole conoscenza, che hanno poi dato qualcosa all'umanità, tanto che arrivano a noi attraverso gesta di eroi e di deità. Quindi Chirone nasce dall'unione di Cronos, che sarebbe appunto il nostro antico Saturno, con Filira. E fra l'altro il nome della madre, quindi era una ninfa, Filira, mette insieme sia la parola fileo, che significa amore dal greco, come anche la parola ira, perché un po' l'elemento del sagittario, la struttura stessa del sagittario, del centauro, che si rappresenta quindi in questo segno, deve in qualche maniera trasformare tutta la parte istintiva rappresentata dagli arti inferiori, dall'essere quadrupede in una parte del suo essere, attraverso la conoscenza rappresentata dalla parte uomo, che è quella intermedia, e poi la saggezza più alta, e quindi la spiritualità più alta rappresentata dalla freccia. Quindi l'amore che deve trasformare quello che è la condizione invece di Iraconda che molti centauri non evoluti come Chirone avevano in loro stessi. E questa è un po' anche la condizione dell'essere umano che deve mettere insieme tutto un aspetto istintivo, tutto un aspetto estremamente propenso verso la brama, e i greci lo rappresentano quindi dividendo, rappresentando questi due esseri: Chirone, che nasce da Filira e che viene abbandonato da lei perché rifiuta questo essere che è metà uomo e metà cavallo, e viene adottato e quindi educato da Apollo.
Apollo lo prende con sé e quindi lo istruisce su tutto quello che sono le arti, su tutto quello che poteva essere la mantica, la divinazione anche, perché non dobbiamo dimenticare che appunto esisteva questo oracolo di Apollo dove c'era scritto Gnosis Aton, conosci te stesso. Quindi lo educa a tutte le arti migliori, alla grande conoscenza. E quindi lui aveva anche una grande capacità nella stessa manualità. Dall'altra parte però troviamo invece un essere, sempre centauro, come Nesso, che era chiamato il violentatore, che tenterà anche di violentare la seconda moglie di Eracle. Quindi due aspetti completamente contrapposti. Noi abbiamo incontrato già nel mito della bilancia questo momento proprio di lotta che si è sviluppato tra i centauri. In realtà era perché era stato aperto questo odre che conteneva questo vino che era stato dato dagli dèi e in realtà bisognava che fosse aperto nel momento in cui fossero presenti tutti i centauri. Quindi si sviluppa poi, le tradizioni sono varie, per cui c'è chi dice che ci fu un alterco nel momento delle nozze di una ninfa, insomma sono tante le correnti che raccontano questa storia. Fatto sta che si sviluppa una battaglia e Eracle, i centauri vanno a ripararsi nella grotta dove si trovava Chirone, perché Chirone viveva abbastanza isolato, lui insegnava a questi futuri eroi, a questi che avrebbero in qualche modo poi dato un apporto all'umanità, però si trovava molto spesso in solitudine. E quindi vanno a riparare da lui e nella lotta Eracle, che era grande amico di Chirone, per sbaglio colpisce Chirone con una freccia che era stata intrisa dal sangue dell'idra, se vi ricordate, l'idra di Lerna, è colei che abbiamo incontrato come mostruosità, quindi il serpente cosiddetto dell'illusione, nello scorpione. Quindi Eracle aveva intinto le sue frecce, per renderle più incisive, possiamo dire, del veleno dell'idra di Lerna, del sangue dell'idra di Lerna. Poiché Chirone è immortale, non può guarire da questa ferita, non può morire, ma ne può guarire. Quindi passava dei dolori atroci. E si dice appunto che lui fosse, proprio per questo motivo, Jung lo chiama il guaritore che non guarisce. Quindi il guaritore che in qualche modo il vero guaritore dovrebbe in effetti conoscere cos'è la sofferenza. In realtà lui già prima era un essere di grande conoscenza, già prima aveva educato Asclepio, quindi aveva iniziato un po', lo aveva iniziato a tutta l'arte cosiddetta medica di aiuto agli altri, tanto più soffrendo così potentemente e non potendo morire, ancora di più affina questa sua arte. Quindi in qualche maniera vediamo in questa immagine così potente un aspetto molto importante che ha la parte evoluta del Sagittario, a parte la grande conoscenza, cioè qui il grande viaggio interiore che nasce proprio da una specie di vocazione, perché qui troviamo la parola intesa come un qualcosa, un richiamo dell'anima, quando appunto le persone scelgono di fare una strada spirituale, dicono tutti quanti, io ho sentito una chiamata precisa.
Quindi mi ricordo che io avevo una zia che era una monaca vincenziana, le famose anticamente erano le cappellone perché avevano questi cappelli inamidati, no? E lei mi diceva sempre, io a un certo punto nella mia vita ho sentito proprio una chiamata precisa per cui lei si fece poi monaca. E molto spesso le persone che cominciano un percorso di lavoro, anche abbastanza giovani, avvertono proprio all'interno un richiamo, un qualcosa, quindi una voce, come dire, un qualcosa che si tramuta poi nell'individuo in un viaggio alla ricerca della verità, quindi alla ricerca di se stesso, alla ricerca del senso della vita, perché è questa poi la condizione. Per cui c'è questa, il Sagittario è rappresentato dai filosofi, dai mistici, dai sacerdoti, dai giudici, quindi che dovrebbero espletare il loro giudizio attraverso la funzione di Giove, in quanto Zeus era il capo degli dèi, che era l'organizzatore degli dèi, era colui che dirimeva le varie contese fra gli dèi, si ricorreva poi al giudizio di Zeus. Quindi che non era un giudizio draconiano, era sempre un giudizio abbastanza benevolo, quindi lo dobbiamo immaginare sempre con un elemento di comprensione, come dovrebbe essere normalmente nella carriera di un giudice, così nella carriera di un ecclesiastico, perché chi in effetti deve in qualche modo risanare l'anima non lo può fare assolutamente attraverso un elemento di violenza, ma attraverso un elemento di educazione, anche potrei dire un elemento in certi casi di perdono, perché è importante conoscere anche le condizioni di vita di condizione molto bella che rappresenta il Sagittario, c'è una spinta per esempio che le persone evolute hanno per fare qualcosa per l'umanità. Io ho avuto un padre Sagittario, per esempio, che fin da piccola mi ha sempre insegnato ad aiutare gli altri. Lui aveva appunto dei grossi impegni nell'aiuto alle persone, insomma. Si è battuto per la libertà, si è battuto, ha fatto il partigiano, poi mi ha detto anche che non volevo un'Italia di questo genere, quindi non sono assolutamente contento di quello che è accaduto. Però insomma è proprio questo, diciamo, seguire questo impulso della libertà che comincia in qualche modo a farsi sentire nell'elemento del Sagittario. La libertà proprio da quello che è il male, la libertà che arriva soltanto come conseguenza della verità e come, diciamo, atteggiamento amorevole verso gli altri. Non è una libertà di, è una libertà da, e qui comincia questa condizione. Infatti, che cos'è la filosofia? È l'amore della saggezza, proprio. Perché le persone attraverso la filosofia dovrebbero trovare la libertà dai loro impulsi, dai loro istinti e quindi in qualche maniera il senso profondo di umanità, il senso di cooperazione con gli altri. Quindi il vero viaggio è quello che si fa all'interno di se stessi. E vorrei dire che questo fatto che il Sagittario è rappresentato proprio dalle cosce dal punto di vista anatomico e quindi un segno mobile collegato al movimento, voi pensate che Steiner durante il convegno di Natale del 1923, dove mise
la pietra, hanno proprio creato questa pietra di fondazione di quella che poi era la società antroposofica e fu rifondata nel 1923 dopo l'incendio del Gaetianum. La pietra di fondazione comincia proprio in questo modo: anima umana, tu vivi nelle membra che attraverso il mondo dello spazio portano te nel mare dello spirito. Esercita ricordare in spirito nelle profondità dell'anima, dove nel dominante essere creatore del mondo, nell'io divino si sostanzia e veramente tu vivrai nell'essere cosmico dell'uomo. Quelle membra di cui sta parlando e che ci danno la possibilità di muoverci attraverso il mondo dello spazio e che portano te, come dice, nel mare dello spirito, sono gli arti inferiori. Quindi che ci danno questa possibilità di e chiaramente la vita, contrariamente a quello che noi pensiamo, la forza di volontà di vita proprio si esprime attraverso l'entrata degli arti inferiori. Infatti, l'avevo già accennato l'altra volta, il bambino quando è piccolo tende a sgambettare, quello sgambettio del bambino è proprio l'azione, quindi, di una volontà di vita, di un processo incarnativo che si realizza. Quindi gli arti sono la rappresentazione di tutto questo. Quindi noi ci muoviamo e abbiamo questo aspetto nel centauro, ossia di quello che è rappresentato dalle gambe del cavallo, e voi sapete che se un cavallo si rompe una gamba, purtroppo non ha poi una possibilità di sopravvivenza, e gli arti superiori delle mani che sono collegati all'elemento del sentire che devono scoccare la freccia. Quindi qua abbiamo tutta quasi la missione cosiddetta dell'uomo rappresentata sia in una tripartizione, pensare, sentire e volere, dove l'elemento quindi del volere, che è rappresentato dagli arti inferiori del cavallo, deve collegarsi all'elemento sia del sentire che al pensare vivente. Infatti qui siamo in un segno di grandi pensatori, qui siamo nel segno del pensiero rappresentato dalla freccia che va verso l'alto. E possiamo dire trascende in qualche modo l'elemento soltanto del mondo ordinario, quindi va verso le altezze. Quindi all'immagine dualistica rappresentata dal punto opposto, i gemelli, quindi la rappresentazione del due romano, abbiamo invece l'unità della freccia. Quindi l'uomo deve realizzare un'unità consapevole fra pensare, sentire e volere. La volontà che più delle volte si esprime in noi in modo inconscio e inconsapevole, in qualche maniera noi ci muoviamo quando dobbiamo prendere qualcosa, abbiamo un movimento verso qualcosa, quindi con la nostra mano prendiamo un bicchiere, tutto questo avviene quasi a nostra insaputa, ma questo è una atteggiamento, possiamo dire, della parte istintiva dell'elemento della volontà. Il pensiero, il pensare, bisogna volerlo. E qui abbiamo l'esercizio nel Sagittario della concentrazione, della meditazione, che è la cosa più difficile che si possa realizzare. È rappresentato anche dallo sport, proprio per la funzione che ha in sé, del movimento, della tensione muscolare, eccetera. Ma in realtà io ho trovato molta difficoltà a volte negli sportivi poi a fare esercizi di concentrazione e meditazione.
perché in qualche maniera è molto difficile gestire l'elemento del pensare, perché il pensare va avanti più delle volte in modo associativo, in modo confuso, il volere va per conto suo, quindi abbiamo soltanto a volte impennate istintive, cioè la volontà diventa desiderio, soltanto impulso istintivo, mentre quando la volontà si collega alla forza del pensare, quando in effetti accade questo, per esempio nella concentrazione, c'è la capacità di far restare presente un'immagine e di tenerla e di ricrearla continuamente. Che cos'è il filosofo? In realtà il filosofo è colui che non fa altro che concentrarsi su un pensare, su un pensiero e continuarlo senza perderlo. Quindi di fatto è proprio questa la condizione ed è molto difficile, così come nella meditazione, anche fare il vuoto cosiddetto è molto difficile, è un atto di volontà, perché noi umani nella volontà dormiamo, quindi dobbiamo risvegliare le forze di volontà, fare in modo che il pensiero attraverso le forze di volontà possa vivificarsi. L'io dell'uomo deve saper afferrare le forze di volontà e non essere portato invece da tutta la parte istintiva, dall'astrale inferiore, dove vuole. Quindi in qualche maniera lo sviluppo dell'io, della coscienza dell'uomo che diventa poi si realizza come coscienza morale, è proprio collegato all'uso della volontà e la possibilità della realizzazione dell'io. Quindi l'io non inteso come né ego, ma l'io inteso come io spirituale. Quindi qui abbiamo tutta la portata spirituale e mistica, non di un misticismo sterile, passivo, ma misterica, perché questo appunto è in realtà la parola da cui deriva, quindi l'accesso a tutto quello che è la rappresentazione dei misteri più ampi, più grandi, che vivono all'interno di noi stessi. Quindi il Sagittario, fra l'altro, avrebbe la capacità di sdrammatizzare, infatti nell'allegoria zodiacale che Martin Schulman ha realizzato, che è molto bella, indubbiamente ispirata da qualcosa di, secondo me, più alto, dato che nell'immagine precedente c'era allo scorpione, era stato dato il compito di non perdersi e gli era stato detto tu fraintenderai il mio pensiero e ti perderai, ma se ritornerai ti darò il dono della determinazione. Invece al Sagittario dice io ti chiedo di far ridere l'uomo, poiché fraintendendo la mia idea, non debba finire per amareggiarsi. Quindi in qualche modo siamo entrati in un'atmosfera di sdrammatizzazione, perché infatti il Sagittario risponde a quella che è la condizione di oscurità, di difficoltà, dell'accettazione del morire e del superamento della morte con la consapevolezza di una continuità dal punto di vista spirituale. Quindi quella freccia che va verso l'alto è la rappresentazione non più di un pensiero associativo pensato o associato soltanto al sensibile, ma è un pensiero che va oltre il sensibile e si collega profondamente al sovrasensibile da cui tutte le cose scaturiscono. Quindi arriva in qualche modo addirittura alla fonte di ogni pensiero, se andiamo a cercare la fonte di ogni pensiero,
Dal punto di vista spirituale e cosmico, noi troviamo che questa fonte generante di ogni pensiero è l'amore, perché l'uno bene assoluto, proiettando se stesso e diciamo riflettendo su se stesso, fa un atto di amore e entra donandosi alla creazione, nella creazione. Quindi abbiamo questo atto meraviglioso per cui all'inizio di tutta la condizione del pensare abbiamo la condizione dell'amore. Quindi la sdrammatizzazione è il momento in cui sento profondamente questo legame con le forze spirituali, sento questo legame, possiamo dire, con l'uno, bene assoluto, con Dio, che in qualche maniera ha poi emanato se stesso e con il figlio che è diventato Logos e che si è realizzato all'interno di ognuno di noi come parola vivente. Quindi trovo in me questa forza della parola vivente che mi rappresenta. E questo sarebbe l'atteggiamento più alto e le persone che vivono questa realtà possono essere i veri guaritori dell'umanità, proprio perché il guaritore è colui, il medico, per esempio, dovrebbe operare attraverso l'amore. Pensiamo anche ad una cosa, al bacio, come i francescani curavano la lebbra con il bacio, e lebbrosi anticamente. Ancora oggi se trovate un vero frate francescano, proprio quando c'è qualcuno che ha piaghe o cose varie, loro baciano i punti malati. Perché? Perché l'amore. Perché l'amore è fondamentale. La medicina, se non è fatta con amore, non funziona. Prima c'era appunto il giuramento di Ippocrate, quindi era qualcosa, il medico in qualche modo anticamente era il grande sacerdote. Quindi non era divisa nell'antichità l'azione sacerdotale dall'azione medica, era un tutt'uno. E infatti questo è quello che Steiner dice sempre, che dobbiamo di nuovo ricollegare quello che può essere proprio l'immagine sacerdotale con l'immagine medica. Quindi si debbono ricongiungere la fiamma del sacerdote con il simbolo del caduceo, che è rappresentativo proprio della medicina. Questa va di nuovo ritrovata, ricollegata. In effetti la persona che ha la vocazione di farsi sacerdote, di iniziare un percorso spirituale, eccetera, come prima cosa deve guarire se stesso, perché altrimenti non funziona. Quindi deve lavorare, quindi, a esorcizzare e a conoscere tutti gli aspetti nascosti di se stesso. E dopo potrà fare qualcosa per gli altri. Quindi è proprio questo è il senso anche del guaritore, che deve conoscere la sofferenza, che deve conoscere le difficoltà della vita, che deve averle affrontate. Non può essere un teorico, deve aver proprio camminato sulla terra come fa appunto il cavallo, deve aver spaziato, deve aver percorso un certo periodo, le condizioni varie della terra, deve aver avuto un'esperienza. E noi in Chirone troviamo colui che ha fatto proprio l'esperienza estrema della sofferenza, tanto appunto che a un certo punto chiede a Zeus di poter morire e chiede di potersi sostituire a Prometeo che era in catene e che subiva questo supplizio dell'aquila che ogni giorno divorava il suo fegato, e
quindi chiede di potersi sostituire a lui. E invece Zeus, quindi lo aiuta assumendolo nell'Olimpo. Quindi diventa nel cielo una costellazione, la costellazione del Centauro. Infatti noi dal punto di vista anche dell'astrologia troviamo questo Chirone che è un punto importante perché è il punto della ferita, fra l'altro c'è anche una grossa diatriba su Chirone, in quanto si trova posizionato fra Saturno e Urano, che non è la posizione in cui si trovano normalmente gli asteroidi, perché gli asteroidi si trovano nella fascia fra Marte e Giove e quindi alcuni lo considerano un asteroide, altri lo considerano una stella cometa. E infatti questa situazione un po' strana che Chirone vive in sé, metà uomo, metà cavallo, la ritroviamo anche in questa diatriba. Chi considera Chirone un asteroide e chi lo considera appunto una cometa. Comunque il punto di ferita, il punto di ferita che ognuno di noi ha, ma rappresenta anche la ferita dell'umanità, quindi la ferita, questa ferita di Chirone ci ricorda per esempio nel Graal la ferita di Amfortas, questa ferita che Amfortas non può morire, questa ferita creata dalla lancia sacra, e non può morire e ha dei dolori indicibili. E quindi la ferita è la rappresentazione proprio di questa ferita che contiene in sé l'umanità, l'umanità che in qualche modo è caduta e che deve emendare se stessa. Infatti, chi è che poi risolleverà tutto questo sarà Parsifal nel momento in cui avrà trovato all'interno di se stesso l'amore cristico. Quindi nel momento in cui avrà trovato all'interno la forza del grande guaritore, che è appunto il Cristo in noi, che è appunto la forza del grande taumaturgo, che è il Cristo in noi, che è la medicina per poter in qualche modo riattivare le forze spirituali e la volontà intesa come buona volontà, quindi la, diciamo, conoscenza che deve essere necessariamente collegata alla dimensione dell'amore, perché altrimenti diventerebbe soltanto una conoscenza fredda, una conoscenza sterile che non è assolutamente necessaria all'evoluzione dell'umanità. Quindi abbiamo tutta questa condizione bellissima rappresentata dal Sagittario ed è chiaro che come esiste questa altezza meravigliosa di impegni nel sociale, di impegni spirituali, di capacità del Sagittario anche di esprimere attraverso la parola una forma, potrei dire anche di aiuto agli altri, la parola, il suono, oggi stanno per esempio scoprendo che il canto armonico aiuta nelle situazioni di grande difficoltà, che il canto armonico addirittura può portare l'armonia nell'individuo, così la parola è terapeutica, quindi con la parola si può in qualche modo guarire, immaginate appunto che c'è tutto nell'antroposofia, c'è una Sprachgestaltung che è l'arte della parola, perché consonanti e vocali sono esseri che agiscono all'interno di noi, sono forze che agiscono attraverso di noi, quindi la parola che può guarire, ma intesa anche come logos incarnato, che siamo tutti noi, il fatto che noi uomini, rispetto indubbiamente agli animali, abbiamo l'elemento della parola, abbiamo questa capacità, abbiamo l'elemento dell'autocoscienza, abbiamo questa cosa che gli animali non hanno. Quindi abbiamo questa possibilità di espressione del pensare e
Chiaramente esistono però individui che rappresentati forse dall'altro aspetto, dal centauro nesso, e in una persona ci possono essere anche tutti e due i momenti, momento in cui è estremamente saggio e il momento in cui c'è tutta una parte istintiva che predomina e quindi si diventa quasi un cavallo imbizzarrito. Quindi noi abbiamo anche nella mitologia molto spesso incontriamo l'elemento del cavallo, il cavallo come intelligenza, per esempio, simbolicamente lo troviamo rappresentato. E i greci lo rappresentano così nell'Iliade. Che cosa accade? Lo scaltro Ulisse crea questo cavallo di legno, proprio ha questo momento di balenio, di intelligenza, e lo fa entrare, riesce a farlo entrare quindi con scaltrezza dentro le mura di Ilio e vince. E vincono con uno stratagemma, il cavallo simbolo dell'intelligenza. Quindi lo sapevano perfettamente i greci che era il simbolo dell'intelligenza. Però in certi casi questa intelligenza può essere usata per scopi personali, per scaltrezza personale, e quindi può essere usata non come aiuto agli altri, ma in modo malevolo. Infatti Nesso riesce quasi a convincere Deianira a cercarla di farla staccare quindi da Eracle, e quindi c'è quest'altro aspetto. Così ci può essere nel Sagittario, come ci può essere la buona parola, ci può essere anche la cattiva parola, ci può essere anche la malevolenza. Quindi ci può essere anche l'incapacità da parte dell'istinto di poter essere governato. E allora il cavallo, se ti prende la mano, ti porta verso il precipizio. Quindi questa simbologia del cavaliere sul cavallo è una simbologia meravigliosa. Pensate appunto che i germani, diciamo i guerrieri, i germani, si facevano addirittura seppellire con tutto il cavallo, quindi al cavallo veniva dato un rispetto enorme perché era il compagno nelle avventure, il compagno in tutto quello che potevano essere i pericoli. Quindi si deve realizzare proprio questa sintesi fra l'elemento dell'uomo e l'elemento del cavallo, fra cavaliere e cavallo. Quindi è fondamentale, tanto che noi di una persona nobile normalmente, di un uomo che si esprime con modi nobili, diciamo è proprio un cavaliere. Perché che cosa significa? Significa che il cavaliere ha nobilitato tutto l'aspetto istintivo rappresentato dal cavallo. Quindi abbiamo tutta la simbologia anche della carrozza di cui parla appunto Socrate, dove il cavallo, c'è cioè un cavallo di natura divina e un cavallo che non è di natura divina, ma che è in qualche modo forgiato sulla parte istintiva. E questo è un po' il lavoro di noi esseri umani, che dobbiamo questa parte sempre di più portarla ad una consapevolezza, risvegliare attraverso l'azione della volontà, l'io deve afferrare questa parte e non esserne afferrato. Il cavaliere deve simbolicamente saper dirigere, perché altrimenti abbiamo proprio a volte in alcuni sagittari delle forme istintive che sfiorano la follia. Infatti, quando si chiama cavallo pazzo, no? In realtà è l'imbizzarrimento del cavallo, il cavallo che è assolutamente impossibile condurre da qualsiasi parte. Quindi i sagittari debbono confrontarsi infatti con questa realtà.
Quindi debbono confrontarsi con questo aspetto e non fare che questo aspetto poi predomini su di loro. Quindi rendersi conto che c'è questa tripartizione rappresentata nel loro essere, pensare, sentire e volere. Quindi dove abbiamo l'elemento della freccia, la realizzazione nella freccia, abbiamo un essere che si incarna per una missione precisa. È la persona che avverte subito nella sua vita che c'è un richiamo, che c'è una missione, che c'è una vocazione, che non è per lui. Quindi sente proprio l'importanza di fare qualcosa per gli altri, per l'evoluzione dell'umanità. Infatti, la fatica del Sagittario, a cui arriveremo fra un po', non è più ormai soltanto per Eracle. Eracle, arrivato allo Scorpione, in qualche modo adempiuto un po' a quello che era la sua iniziazione, perché lo Scorpione è una soglia iniziatica, quindi se tu l'attraversi, se sai attraversarlo, allora puoi veramente fare qualcosa per gli altri. Quindi c'erano tanti gradi anticamente che si realizzavano nell'antichità. Addirittura c'era il momento in cui un individuo che aveva attraversato l'iniziazione non aveva più il suo nome personale, questo nell'antichità greca, ma prendeva il nome del popolo, quindi era l'ateniese o era lo spartano, perché rappresentava proprio in quel caso un po' la coscienza del popolo e ciò che si doveva fare per il popolo, l'anima del popolo, di quel popolo veniva rappresentato da lui come iniziato. Chiaramente oggi siamo in una fase diversa, però il cambio del nome, per esempio, fino a qualche tempo fa, lo avevano anche le monache, i sacerdoti, e veniva dalle antiche iniziazioni, quindi veniva proprio come suggello di uno step che si era realizzato all'interno di loro stessi, perché c'erano vari gradi di iniziazione. Quindi, in qualche maniera qua comincia qualcosa per Eracle che è per gli altri, perché lui in qualche modo quello che doveva realizzare lo ha realizzato per se stesso fino allo Scorpione. Quindi oggi è quello che lui deve fare invece per tutti gli altri. Quindi il segno del Sagittario potrebbe infatti rappresentare un po' una chiave che è stata data alla persona che si è incarnata in quel segno, perché Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci potrebbero rappresentare proprio nelle persone evolute, non per me, ma è importante quello che avverrà per l'umanità, per il cosmo, per il volere degli dèi, per la realizzazione non io, ma il Cristo in me come punto più alto per me stesso e per l'umanità. Alla fine non c'è più un me stesso, ma c'è proprio un elemento di darsi completo, questo darsi al cosmo, questo elemento di fiducia. Molte persone del Sagittario non realizzano tutto questo perché io ne ho incontrate svariate che in effetti rappresentavano più il cavallo pazzo che tutto un aspetto più alto. E fra l'altro una cosa che devo dire a volte che i Sagittari interpretano sbagliando è questo movimento. Io ho trovato sagittari che non facevano altro che viaggiare, 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 fare tante cose, non fermarsi mai, non fermarsi mai, fare tante cose, tante, proprio questo elemento del movimento. Non è questo propriamente. Questo significa che ancora non è stato indirizzato nel modo giusto la volontà, che ancora in qualche maniera c'è
un movimento che mi vive, non sono io a gestirlo. Molto spesso hanno difficoltà a stare fermi e a volte hanno anche una gran confusione di idee. Quindi se in qualche maniera non fanno un tipo di lavoro, di concentrazione, di meditazione, versatili molto, perché c'è questo elemento proprio del movimento e della disposizione a tante cose, ma non vanno magari a fondo, proprio perché c'è questa spinta continua a muoversi. Il cavallo in loro non è stato, diciamo, educato nel modo giusto. E poi invece abbiamo degli esseri sublimi, rappresentati al Sagittario, ricordiamoci Rainer Maria Rilke, per esempio, che era un essere del Sagittario, che io adoro perché era un essere cosciente. Quindi addirittura lui, quando ha scritto le Elegie duinesi, a un certo punto, quando gli hanno chiesto cosa significassero, lui ha detto: io le ho ricevute, anche per me sono un mistero. Avere la capacità di dire una cosa del genere. Quindi c'è proprio questo elemento meraviglioso, anche Osho Rajneesh era un sagittario, anche Sai Baba era un sagittario. Quindi in qualche maniera abbiamo queste personalità, questi esseri di grande spiritualità. Poi Osho Rajneesh può aver avuto per molti anche tanti lati, ma indubbio che ha dato una spinta a molte persone per un certo periodo, è stato molto importante, diciamo, come spinta per tanti, no? E aveva poi una capacità, fra l'altro, dialettica semplice, far capire le cose, no? Perché c'è questo elemento di Giove che tende a una forma anche di espansione e anche di semplificazione. Perché io debbo poterlo spiegare agli altri, quindi non ci deve essere un elemento di cerebralità, quindi questo elemento bellissimo. Ed è fra l'altro questo voler far compartecipare tutti anche della propria conoscenza, mentre ci sono delle persone che non vogliono far compartecipare gli altri della propria conoscenza e si chiudono. Quindi è come dire, quello che ho elaborato lo tengo dentro di me, mentre è proprio aprendosi, è proprio dando agli altri che potremo ricevere in qualche modo nuovamente. Quindi ci sono degli esseri che sono stati esseri meravigliosi e vi consiglio fra l'altro di leggere Rainer Maria Rilke, parte le Elegie duinesi, ma ci sono i sonetti ad Orfeo che sono straordinari, il Poesia alla notte, tutto, e addirittura è riuscito a fare una raccolta di poesie sulle rose, proprio sulle rose, cioè la rosa proprio come struttura cosmica dell'universo. Per cui abbiamo delle anime così e poi magari abbiamo persone che sono profondamente agitate, che non sanno fermarsi mai, che tendono sempre continuamente a viaggiare, ma hanno continuamente un pensiero associativo che le dilania e non riescono mai a venirne a capo. Ci siete? Ci siamo No, qui. perché Perché non non so so che che ora ora ho ho fatto fatto e e ho ho perso un perso un po' po' la la cognizione del tempo parlando appunto Allora, della prima parte. abbiamo fatto quasi un'ora. Quindi se vuoi possiamo fare una pausa adesso e poi riprendere. Se invece Sì. No, vuoi aggiungere perché altro, poi fai tra come. l'altro io forse sarò stata anche un po' confusa nell'espressione, non vorrei, perché è un segno che ha una sua particolarità, cioè arrivare a spiegare tutto il significato altissimo di questo segno non è semplice, perché spiegare che cos'è il pensiero pensato, cioè il pensiero pensato è quello che è collegato all'ordinarietà quotidiana,
pensiamo oggetti, pensiamo cose, siamo pieni di rappresentazioni, però non dobbiamo dimenticarci che il vero pensiero è altro, cioè con il pensiero possiamo collegarci al pensiero fluente e vivente, che è il pensiero dello spirito, spirituale, cioè vedere che dietro, per esempio, ad ogni oggetto c'è un'idea. Quindi dietro, se io guardo un libro, c'è la storia dell'umanità in quel libro, perché c'è stato un momento in cui la carta non era conosciuta. Se andiamo a vedere da un oggetto, noi arriviamo all'uno bene assoluto, perché poi dietro c'è tutta l'ispirazione. Anche dietro un oggetto noi troviamo solo la sensibile, ma noi ci fermiamo al consumismo, all'avere soltanto l'oggetto, non andiamo al di là. Ok, allora possiamo fare la prima pausa e poi riprendiamo. Sì, in effetti capisco che non sia semplice riuscire a rendere tutto, però comunque ci proviamo. Allora, intanto volevo salutare un po' di persone che ci hanno scritto nei commenti di ascoltatori. C'è Ilenia, poi c'è Loredana, Sagittario ascendente Vergine come me e anche come il padre di Maria Grazia, abbiamo saputo. Esatto. Poi abbiamo Monica. Che dice che finalmente ci ascolta in diretta. Ciao Monica, lei è una nostra ascoltatrice fedelissima, però di solito ci ascolta in podcast e stavolta è in diretta. E Luca, Andrea, e poi Luca fa anche una domanda che dopo leggiamo su alcuni personaggi, del segno del Sagittario. Allora, io quindi metterei una nuova canzone uscita pochi mesi fa di Enrico Ruggeri. E molti forse conoscono anche il suo lato, diciamo, non so se si può definire spirituale, ma comunque da ricercatore di tematiche di confine. Lui è stato anche conduttore di Mistero e di altri programmi, ma soprattutto negli ultimi testi sta mettendo dei messaggi, secondo me, molto profondi. E questa canzone che si intitola Come lacrime nella pioggia è secondo me molto adatta anche al Sagittario perché dà proprio questo senso di ricerca spirituale. Ad esempio dice: le catene della mente restano i confini che hai, ma una strada trascendente può cambiare l'anima. C'è una luce che ti avvolge, conta più di quello che hai, è un futuro che sconvolge. E le nostre vite cambiano un perenne mutamento che nasce con noi. E questa è solo una parte di questo testo, secondo me molto bello, e anche la canzone a me piace. Quindi Enrico Ruggeri, Come lacrime nella pioggia. Eccoci qua dopo Enrico Ruggeri, Come lacrime nella pioggia. Allora, Maria Grazia, intanto io volevo dirti che hai già anticipato un po' quella che era una mia domanda perché ti volevo chiedere il rapporto con il pianeta Chirone, pianeta, asteroide, come lo vogliamo chiamare, perché Certo. all'inizio appunto avevi parlato del mito di Chirone e quindi poi dopo comunque ne hai parlato anche di Chirone, diciamo astrologicamente. E quindi questa è una cosa che ti volevo chiedere, ma poi c'era un'altra curiosità prima di passare alla seconda parte della trasmissione. Perché io a volte, questo è diciamo un discorso che facevamo anche io e Paolo qualche giorno fa, insomma, insieme tra di noi, la caduta, l'esilio dei vari pianeti nei segni. Ci sono alcune cose che a volte non capisco perché tu hai parlato del Sagittario che è anche legato alla parola.
e anche all'intelligenza, diciamo. Quindi perché Mercurio è in esilio in Sagittario? Mercurio che dovrebbe essere il pianeta della comunicazione, quindi anche, e anche dell'intelligenza, e della parola, anche se vogliamo. Quindi perché c'è questa posizione di esilio in Sagittario? Per il semplice fatto che Mercurio è anche collegato a tutto l'elemento intelletto e anche a tutto l'elemento a volte cerebrale, cioè la condizione della parola in realtà, cioè dell'ispirazione, è collegata alla funzione di Giove, cioè collegata alla funzione di Nettuno, la parola ispirata, perché qui non abbiamo la parola del linguaggio ordinario, perché abbiamo. Per esempio, molto spesso nei gemelli, persone che parlano, parlano, parlano. Qui abbiamo anche l'elemento della parola mirata, della parola ispirata, quindi non è il parlare per parlare, ma è un parlare che diventa vivente. Quindi abbiamo il saggio, abbiamo il filosofo, non abbiamo il parlatore, quindi non abbiamo il comunicatore, che vediamo appunto le comunicazioni oggi, no? Cioè attraverso la funzione di Mercurio, tutto quello che ci arriva, però c'è saggezza in tutto quello che ci arriva, perché collegato a Giove abbiamo la condizione dei Kyriotetes, quindi che sono le forze della saggezza, quindi noi vediamo la saggezza, per esempio, vedendo anche le cose, tutto come diceva Goethe, tutta la realtà è simbolo, lo dice nel Faust, e di fatto in realtà, come dire, il saggio è colui che invece di fermarsi soltanto all'apparenza, vede per esempio nella struttura straordinaria del femore una saggezza cosmica che nessun ingegnere riuscirà a realizzare mai, perché è stata realizzata attraverso la saggezza dei Kyriotetes, che sono, e quando diciamo passa Giove, quindi Zeus, è la rappresentazione collegata alle forze dei Kyriotetes, quindi è collegato alle forze della saggezza. Noi vediamo la saggezza in tutta la realtà della natura. Quindi la parola che si esprime appunto come elemento simbolico o come oggetto davanti a noi contiene la saggezza di queste altissime entità, quindi contiene la struttura di queste altissime entità che hanno attraverso la loro intenzione, l'elemento, possiamo dire, del pensiero vivente che hanno trasposto, hanno creato una condizione di saggezza. Quindi così le parole possono essere tanto delle parole, tanto per dire, come delle parole che contengono invece l'elemento ispirativo. Quindi noi siamo in una condizione in cui il filosofo è colui che è ispirato, anzi potrebbe anche avere magari difficoltà di parola nella parola ordinaria, ma quando però dice qualcosa, la dice con cognizione di causa. Purtroppo non è questa la realtà dei filosofi attuali, perché sono pieni di concettualità e diciamo il massimo della filosofia, indubbiamente, si è avuta nel periodo greco, quindi lì è stata poi qualcosa di irraggiungibile un po' per tutti quanti, tutti i filosofi si sono rifatti a quello che in qualche modo era stato detto precedentemente, perché la forza spirituale è andata piano piano spegnendosi, sempre più l'uomo si è involuto dentro l'elemento fisico, ora deve evolversi, ritrovare la sua strada
verso l'elemento spirituale. Quindi questa è anche la condizione meravigliosa dello scatto della freccia, che simbolicamente è l'uomo che deve innalzarsi verso l'elemento dello spirito, e mentre anticamente in qualche maniera era naturale, quindi queste ispirazioni avvenivano naturalmente. Oggi in qualche modo è l'uomo che deve, con lo sforzo, il suo giusto sforzo di volontà, realizzare questa condizione. Quindi non sempre, per esempio, il filosofo o il medico possono essere dei grandi comunicatori o parlatori, ecco, questo c'è da vedere un po' con l'esilio di Mercurio. Ci sono tanti poeti, mi ricordo, non so Borges se sia un sagittario o meno, però lo uso come esempio, e quando lo intervistarono tanti anni fa lui non disse quasi niente, eppure se andate a vedere le opere di Borges sono straordinarie. Quindi in qualche modo possono piacere o non piacere, lui aveva difficoltà, poi magari scriveva delle cose meravigliose. Così anche Rainer Maria Rilke probabilmente non sempre è stato una persona eloquente, quindi riusciva a comunicare con le persone con le quali aveva un certo tipo di affinità in qualche modo, però e poi aveva questi momenti in cui diventava tramite di qualcosa. E le elegie duinesi lui le iniziò, poi le interruppe, e dopo anni le finì nel giro di pochissimi giorni, perché gli sono arrivate completamente come ispirazione. Quindi dobbiamo capire che noi abbiamo anche una coscienza ispirativa, la nostra anima ha questa capacità, che magari nel Gemelli, che è più collegato alla logica, che è più collegato a tutta la dimensione di collegamento logico, potrebbe non essere completamente presente. Ecco, per dire, un Gemelli che è riuscito a creare una cosa straordinaria è stato Novalis, perché Novalis ha scritto gli inni alla notte meravigliosi, e quindi va bene. No, sì, anzi, sì, Novalis era un toro. È chiarissimo. Chiarissimo. Sì, 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 cioè questo. Sì, sì, è la parola, però, ecco, è la parola voce, intesa esempio, in un senso più alto, più spirituale, ecco, sì, rispetto a quella. Per esempio, Gemelli, una cosa che magari perdono poi, ecco, l'esilio di Mercurio, è che in certi momenti possono avere degli atteggiamenti illogici e non continuativi, perché Mercurio dà una continuità. Quindi in qualche modo le persone, parlo delle persone poco evolute, quindi potrebbero avere la difficoltà, a volte hanno tutto dentro e la difficoltà ad esprimerla poi, a farlo capire agli altri. Non so se ho reso l'idea. Sì, sì, l'hai resa benissimo. E poi ci sono due commenti, uno di Nadia che dice che suo marito è sagittario, lei è Gemelli, e dice: siamo affiatati, ma io trovo in lui il mio punto di riferimento e il mio ispiratore. E poi abbiamo al contrario Loredana, che risponde a Nadia e dice: la mia è la stessa situazione, io sagittario, il mio compagno Gemelli, lui mi dice di trovare in me il punto di riferimento e di ispirazione. Quindi abbiamo questi, sì, sì, due, sì, sì, questi due commenti. Perché c'è l'elemento ispirato nel sagittario, non c'è niente da fare. Io per esempio adesso ho avuto questo rapporto con mio padre che è stato molto profondo, e ho avuto anche degli scontri con lui indubbiamente, però lui mi ha dato delle ispirazioni fortissime, cioè quelle proprio dal punto di vista dell'aiuto agli altri. Quindi fin dall'inizio, per cui quando ci fu il colpo di Stato in Cile, in casa nostra era un viavai di persone fuoriuscite dal Cile, che allora
gli stranieri erano pochi in Italia, io vi parlo appunto degli anni del colpo di Stato, quindi è la notte dei tempi, e lui magari si accorgeva che alla fermata dell'autobus c'era qualcuno, lo sentiva parlare, diceva: ma scusi, lei è cileno? E lui lo portava a casa. Abbiamo avuto un professore cileno che ci ha raccontato tutte le vicissitudini che aveva attraversato, aveva parte della famiglia ancora lì e che è dovuto scappare perché chiaramente altrimenti lo avrebbero ucciso, uno dei pochi che è riuscito a fuggire. Quindi questa è la condizione. Mi ricordo che mio padre una volta stava in un cantiere, perché lui era ingegnere, e un operaio disse: signora Albanese, che bell'impermeabile che ha. Lui se lo tolse e glielo regalò. Quindi io sono stata cresciuta da questo esempio, quindi era una persona che non aveva paura di nulla quando c'era da dire qualcosa perché c'era un'ingiustizia. Lui si è spesso esposto, quindi è stato per me Capricorno una grande ispirazione e infatti lo ringrazio continuamente proprio per questo fatto. Si è battuto tanto per la libertà, quindi una persona che ha anticipato anche tante cose che oggi sono normali, insomma. Lui, mi ricordo che lo trovai nella manifestazione per il divorzio, per l'aborto, in quanto lui diceva: se una donna è stata violentata non potete imporre, ci deve essere una scelta. Poi lui personalmente, magari, se fosse accaduto a lui come donna, forse non avrebbe realizzato, però dice: la libertà di poter scegliere, la libertà è fondamentale, quindi questo elemento importante che mi ha ispirata, per quanto sia. Bello, grazie Maria Grazia per aver raccontato questo, poi ne parleremo magari anche in privato perché mi ha colpito molto, soprattutto quando hai detto del Cile. E poi insomma mi ritrovo molto in questi comportamenti anche di tuo padre, mi ci ritrovo. E allora, quindi proseguiamo da dove ci eravamo fermati prima. Allora, il mito, fra l'altro, che è uno dei miti che a me piacciono di più, che gli uccelli di Stinfalo. Stinfalo si trovava, fra l'altro, come palude all'interno di un luogo che era l'Arcadia, cioè l'Arcadia che è ricordata proprio come la sede delle muse, quindi l'Arcadia come rappresentazione dell'arte massima, della bellezza in questo senso, no? E quindi viene chiamato Eracle e l'istruttore dice: figlio di Dio, che sei anche figlio dell'uomo, giusto il tempo è arrivato di prendere un'altra via. Sei dinanzi alla nona porta, oltrepassare e va a cercare il pantano di Stinfalo, ove vi sono degli uccelli che devastano la contrada facendovi una continua carneficina. Trova il modo di scacciarli da quella loro sicura dimora. E poi soggiunse: la fiamma che brilla al di sopra della mente rivela la sicura direzione. Questo è il compito che ti aspetta. Quindi lui arriva in questa palude dove c'erano questi uccelli, di cui tre, i più grandi, che erano anche antropofagi, quindi dilaniavano gli uomini, spaccavano le teste degli uomini in due, li mangiavano addirittura e facevano questo fragore terribile, si nascondevano e assalivano, sembra un po' gli uccelli di Hitchcock come condizione quasi. Cosa accade quindi? Che Eracle, come
comincia a lanciare delle frecce, ma si rende conto che queste frecce sono quasi inutili perché sì, ne colpisce qualcuno, ma la massa era numerosissima. E a questo punto accade una cosa. Gli era stato dato da Atena, Atena che sarebbe la riproposizione mitologica di Michael, di Michele, gli erano stati dati due piatti di rame. E quindi lui ha improvvisamente questa intuizione. Nel momento stesso in cui si ricorda delle parole udite dall'istruttore, ovvero la fiamma che brilla al di sopra della mente rivela la sicura direzione. Quindi lui ha un'ispirazione. Quindi, come si dice, gli balena nella mente qualcosa. Quindi questo elemento proprio dell'ispirazione che illumina, che è al di là della condizione della nostra mente ordinaria. E quindi prende questi due piatti e si chiude le orecchie con della cera e questi piatti cominciano a sviluppare un fragore al quale era impossibile resistere e riesce a far fuggire tutti questi uccelli. Gli uccelli rappresentano tutte le forme pensiero che purtroppo le persone non ci pensano, ma i nostri pensieri poi, è come dire, diventano forme elementali, ovvero forme di natura mentale, che poi ci dilaniano. Quindi quando noi entriamo in una forma di elucubrazione, quando pensiamo ai problemi, alla fine ci facciamo soffocare da questi problemi. Questi problemi alla fine diventano dei pendoli quasi, che prendono vita, che diventano sempre più importanti, ci ipnotizzano, ci distruggono e alla fine non riusciamo a trovare la soluzione. Questa è la mente cosiddetta associativa, inferiore, collegata chiaramente alla condizione di passività, di non volontà, alla condizione di paura. Eracle non ha paura, quindi la paura è esattamente la volontà inversa, quindi lì dove in effetti l'io agisce attraverso l'elemento della volontà non ci può essere l'elemento della paura e quindi arriva l'ispirazione. Arriva questa ispirazione che permette, come ha permesso a suo tempo, la soluzione della guerra fra Achei e Troiani, la soluzione, del cavallo. Quindi la sagacia, l'ispirazione che è arrivata ad Ulisse, qui abbiamo la stessa cosa, l'ispirazione che arriva ad Eracle, che userà i piatti di rame che gli sono stati dati da Atena Michael. Guarda caso, Michael rappresentativo, quindi attraverso l'elemento della spada, che della lancia, che dobbiamo vedere come invece non una lancia dal punto di vista fisico, ma come il pensiero spirituale, come la forza spirituale, dobbiamo vedere come una volontà spirituale che si attiva e quindi lui riesce attraverso questa fragore che si forma con questi due piatti, dalla dualità all'unità, perché nel momento in cui li unisce c'è il momento di fragore, quindi il momento in cui c'è la possibilità che fuggano tutti questi uccelli. Quindi liberando l'atmosfera, liberando questo luogo, l'Arcadia, che era un luogo sacro. In effetti i tre uccelli che erano antropofagi sono coloro che infestano il nostro pensare, il nostro sentire, il nostro volere. Quindi nel momento in cui c'è un pensare che non è più un pensare,
sentimentalistico, che non è un pensare che è ucciso costantemente nella dimensione sensibile, abbiamo qualcosa di altissimo. Noi addirittura attraverso il pensare impersonale, che si eleva attraverso la mente ordinaria, noi abbiamo la possibilità di liberare anche il nostro sentire. Infatti, molto spesso, quando amiamo qualcuno, noi diciamo sei nei miei pensieri. E quindi sentire e pensare si collegano. Noi diciamo di una persona che è nei nostri pensieri, quando l'amiamo. Oppure quando vogliamo aiutare qualcuno, diciamo guarda, io ti mando un pensiero di luce. Il sentire che si collega al pensare è il volere, perché poi debbo volere il pensare. Questa persona la debbo voler pensare il sentire giusto anche. Quindi c'è tutto un collegamento, pensare, sentire e volere. Quindi questa tripartizione che ha l'uomo, viene ripetuta quindi attraverso questa immagine, gli uccelli collegati proprio all'astrale inferiore, collegati a tutta la dimensione più oscura dell'anima, a tutta la dimensione dei pensieri associativi che costantemente ci distruggono, quindi che in qualche modo non sono collegati alla fonte. E quindi lui riesce a realizzare tutto questo. Eracle, nel momento in cui ha lottato con l'idra e ha vinto, ha acquisito quindi la conoscenza anche della sua forza. E qui abbiamo in effetti anche la condizione in cui colui che sa di essere forte, sa di essere potente, poi deve mettere questa forza e questa potenza al servizio dell'umanità. Quindi deve mettere questa forza e questa potenza a servizio del cosmo. Quindi è sempre sentirsi un microcosmo nel macrocosmo, quindi un io che risuona nella dimensione dell'io sono cosmico, quindi la mia forza, della mia forza non debbo assolutamente insuperbire, e infatti qua siamo in un'atmosfera, come abbiamo detto, del fuoco mistico, quindi è una fiamma che brucia come amore cosmico all'interno di me stesso per tutti gli esseri e tutte le dimensioni dei mondi. Il Sagittario, fra l'altro, ha anche un enorme spirito di giustizia, perché essendo Giove il governatore di questo segno, c'è proprio questo elemento della giustizia, era lui che doveva dirimere tutte le contese. E quindi il giusto rapporto, perché giustizia è anche questo, il giusto equilibrio fra me e la dimensione cosmica. Quindi le opere che io faccio non le faccio per avere un tornaconto, ma le faccio proprio per amore, perché nella mia capacità di ispirazione mi rendo conto che io sono inserito in questa dimensione cosmica e qui c'è l'afflato, possiamo dire, religioso nel senso di ricollegarsi, di ricollegamento. L'uomo si ricollega a tutto quello che è la dimensione del divino e quindi a questa esperienza collegata all'umanità, che deve evolvendosi realizzare la divinità che è in ognuno di noi. Quindi l'esperienza più alta dal punto di vista religioso, come dice Steiner, un domani sarà nell'incontro fra uomo e uomo. Con l'altro di me io in effetti scopro la divinità che è in lui e quindi rispetto questa divinità che è in lui. E questo è il punto di arrivo più grande, ancora siamo abbastanza lontani, però avverrà anche questo. Le costellazioni che sono collegate al Sagittario, tra l'altro, sono tra l'altro bellissime, perché una
è l'aquila e quindi rappresenterebbe proprio l'elemento della potenza astrale e rappresenta anche il simbolo di colui che va oltre lo spazio e il tempo, perché in effetti questo ha anche il Sagittario, la consapevolezza attraverso l'elemento di Giove e Nettuno di andare al di là dello spazio e del tempo. E con Nettuno abbiamo addirittura l'elemento della metamorfosi, perché il Sagittario è rappresentato anche dalle tre fasi, perché abbiamo sempre questo elemento del tre, bruco, crisalide, farfalla. È un po' quello che deve accadere all'essere umano è quello che deve accadere anche all'individuo del Sagittario, cioè il bruco non fa altro che mangiare, fino a che a un certo punto accade che sente l'impulso a creare intorno a sé proprio una specie di tomba e abbiamo la crisalide. La cosa strana è che già guardando la crisalide, quando l'hanno osservata al microscopio, hanno visto che già nella crisalide ci sta il disegno della farfalla, che è la terza fase. Quindi ecco il dramma che risolve il Sagittario rispetto allo Scorpione. Perché i bruchi, vedendo il bruco che non c'è più, piangeranno il bruco e non si renderanno conto che la farfalla che vedono in volo in realtà era prima quel bruco. Quindi la condizione di trasformazione. Noi siamo qua proprio come esseri umani nell'elaborazione attraverso la nostra vita, dobbiamo passare la fase crisalide. Infatti nel Vangelo c'è scritto: se tu non morirai a te stesso, non potrai poi realizzare la vera vita. Quindi muori e rinasci, come dice appunto Goethe. Se tu non comprendi, muori e rinasci, cioè muori nella tua falsa personalità per poter nascere nell'elemento vero dell'essenza spirituale e quindi realizzare in te l'uomo spirito. Questo è il compito poi dell'umanità. E quindi c'è questo elemento meraviglioso della metamorfosi che viene dal segno del Sagittario. E poi il cigno, che sarebbe il simbolo dell'anima, ma è anche la rappresentazione dell'anima crocifissa nella materia dalla quale si dovrà liberare. Quindi questo simbolo anche importante dal punto di vista dell'alchimia, c'è cioè il momento della fase del cigno. Poi abbiamo anche come costellazione, la lira, che sarebbe l'arpa delle sette corde. Quindi simbolicamente è l'aspirante che impara a suonare l'arpa e fa della sua vita una musica. Per cui tutte le cose che mi possono capitare, e questa è la forza del Sagittario, tutte le prove che mi capitano, invece di piangermi addosso e dire povero me, invece le renderò armoniose. Mi rafforzeranno per prima cosa perché capirò anche che la legge del karma necessariamente non è una punizione. Quello che mi arriva è per il mio bene. Quindi questa visione collegata a Zeus, collegata a Giove, collegata a Nettuno, è la metamorfosi, è il divenire attraverso il karma. Ho la possibilità di trasformare certe condizioni, di prenderne coscienza. Non ho l'immagine di una punizione, quindi tutto in qualche modo risuona in modo armonico. Poi l'altra è l'ara, che sarebbe l'altare, lì dove in effetti c'è la santificazione, dove c'è il sacrificio come sacrum facere e quindi è la santificazione affinché si possa servire nel modo migliore, c'è l'ascesi, in senso non dogmatico cattolico, a scendere verso sempre le realtà e le funzioni più alte dell'anima. E poi il drago,
Il drago, con il drago qua incontriamo il simbolo della saggezza. Infatti, la costellazione del drago, cioè il segno del drago nell'astrologia cinese, è proprio il simbolo dei saggi. Quindi il drago è rappresentato come una forza consapevole. E quindi immaginate che meraviglia che sono tutte queste costellazioni rappresentative del Sagittario, che si trovano proprio nel cielo del Sagittario. Purtroppo, ritornando al discorso degli uccelli di Stinfalo, noi siamo vissuti dai nostri pensieri associativi, abbiamo dei pensieri fissi, facciamo dei nostri problemi, delle nostre situazioni, una qualcosa sempre che ci ritorna in mente e sviluppa in noi delle emozioni negative terribili, perché la mente inferiore è collegata ad uno stato emotivo estremamente disturbato. Quindi l'elemento del silenzio, l'elemento della calma, l'elemento della meditazione, lo yoga, la meditazione, la concentrazione, tutto collegato a questo segno. Quindi anche diciamo, la mente giusta sta anche nel corpo giusto, infatti per gli antichi anche muovere il corpo, gli esercizi ginnici erano diciamo, collegati a tutta l'esperienza poi di lavoro e di conoscenza. Quindi bisognerebbe in effetti equilibrarsi in questo senso. Oggi vediamo degli sportivi che fanno delle cose allucinanti, a parte alcuni che usano anabolizzanti e cose varie, ma non c'è poi tutto l'aspetto filosofico, mens sana in corpore sano, no. Quindi molto spesso io ho trovato proprio negli sportivi l'essere identificati solo con l'aspetto fisico, tonificare i muscoli, ma non andare al di là, quindi non andare poi in un'esperienza interiore e in una conoscenza dal punto di vista spirituale, mentre dovrebbero perfettamente collegarsi queste cose. Non ti pare? Eh sì, direi proprio di sì. Allora, intanto abbiamo altri due ascoltatori, c'è Dario e poi c'è Giuseppe, che è Sagittario con 5 pianeti in Sagittario e anch'io ho 5 pianeti in Sagittario, quindi capisco. E lui è anche ascendente Scorpione. E dice, è come se avessi un percorso di cambiamento ancora più lungo e tortuoso. Perché? Infatti Cioè, non ho si capito è dato neanche un io. giudizio, si è dato un giudizio in qualche modo su se stesso, perché poi vedi che immagini sbagliate che a volte noi ci facciamo, perché può essere invece una capacità bellissima, quindi può essere appunto queste due fatiche, fra l'altro, sono così collegate, perché anticamente addirittura il centauro aveva la coda che finiva con la forma dello scorpione. Quindi diciamo l'elemento dell'affrontare l'illusione dentro di noi, l'idra di Lerna, e poi trova il suo compimento nella sdrammatizzazione attraverso la conoscenza. Quindi qui le persone, non dico di questo signor Dario assolutamente, però purtroppo oggi c'è un'ignoranza bestiale. Io mi rendo conto che la gente non legge, che non legge assolutamente, che non studia, cioè l'elemento dello studio, qui abbiamo lo studio superiore, così come nei gemelli abbiamo lo studio cosiddetto, non dico inferiore, ma meno approfondito, l'informazione abbiamo. Abbiamo nel Sagittario la grande conoscenza, quindi abbiamo questa condizione enorme degli studi superiori dell'essere che implicano necessariamente anche lo studio di me stesso.
Quindi le persone purtroppo non lo fanno, non hanno, oggi c'è una massa che è completamente intorpidita dalla televisione, perché la televisione crea proprio i raggi televisivi, una paralisi nella nostra condizione nervosa. Non hanno più voglia di fare niente. Faccio un esempio, tanti si chiedono perché non si fa niente oggi per fare in modo che cambino le cose nella nostra Italia. Proprio leggi inique ci passano sopra la testa, nessuno fa niente. Però l'altro giorno ho avuto proprio l'illuminazione. Rosa Parker nel 1955 era una signora di colore nera. E allora c'era la legge per cui se saliva un bianco in un autobus non poteva stare seduto un nero. Lei quel giorno non si alza. E poi lei dice, hanno detto di me che ero stanca. Io non ero stanca, solo che quel giorno ho detto non mi alzo. Da quel momento è successo tutto. Perché l'hanno messa in carcere, c'è stata la ribellione dei neri che non hanno più preso gli autobus per non so quanto tempo, quindi facendo crollare l'economia per quanto riguardava almeno i trasporti, è cominciata quindi tutta la condizione di Martin Luther King ed è accaduto qualcosa. Ma in quel momento l'io di quella persona, di Rosa, afferrato la volontà e ha detto io non mi alzo, ma l'ha detto con tutto se stesso. Ha vinto la paura e ha detto socialmente dentro di lei, ha detto questo non è giusto. Questo elemento di giustizia che ha risuonato in lei, noi ormai la volontà non la usiamo. Diceva giustamente Steiner che arriverà il momento in cui l'essere umano sarà così passivo da non avere più neppure la forza di alzarsi dal letto. Dovrà trovare una motivazione esterna o qualcosa che lo induca ad alzarsi, ma non avrà più la volontà di attivare qualcosa. Se continua così, certo. Perché non accade niente? Ecco, dovremmo soltanto ricordarci di questa Rosa Parker, nel 1955, quarantenne, che ha avuto questo coraggio, ma lei in quel momento ha detto, io non mi sono alzata, ha detto no. Ecco come siamo combinati attualmente, ci hanno anestetizzato completamente. Rincoglionito, il caso di dirlo, con tutte queste pubblicità, la gente proprio, io vedo proprio delle situazioni che sono allucinanti, proprio vedo la gente che è completamente senza quella saggezza, quella capacità di un pensiero originale, non c'è, non c'è. E casca trappola delle cose peggiori. Allora, nel frattempo c'è Giuseppe che ha aggiunto, diciamo, ha specificato meglio quello che intendeva e dice nel senso che la fase crisalide tombale è più sentita. Quindi probabilmente lui non intendeva in senso Ah, ma negativo, ero diciamo. sbagliato, ho detto Dario, era Giuseppe invece, ho Eh sì, capito. perché invece Dario è l'altro ascoltatore che adesso ti ha fatto anche una domanda che adesso ti leggo. Allora, Dario dice: spesso il Sagittario viene definito come ottimista a oltranza, mentre io conosco tutti i Sagittario o individui con forti valori nel segno che non fanno altro che piangersi addosso, preoccupandosi eccessivamente per qualsiasi cosa. Nella tua esperienza, hai notato individui Sagittario che non sviluppano l'elemento della sdrammatizzazione?
Sì, come no? E poi ho visto anche l'intermittenza, cioè nel senso che cadono in questi momenti e poi dopo, però, magari successivamente arriva anche un altro pensiero. Sì, ma voglia, come no? Però ho anche trovato persone che comunque avevano questa capacità di sdrammatizzare, che avevano questa capacità umana fortissima e che andando con la freccia simbolicamente al di là dello spazio-tempo dicevano: stai tranquilla perché vedrai che poi accadrà questo, succederà questo, tutto cambierà. Quindi questo, se c'è un segno che è collegato alla dimensione della speranza, ma non intesa, perché poi la speranza, è una forza, e agisce per questo, perché non bisogna soltanto dire, però poi vedrai che tutto accadrà, mi do poi da fare perché posso accadere, quindi non è che sto in una forma passiva. Infatti Rosa Parker dopo poco, sì, è stata in carcere, ma dopo poco, dopo un anno, hanno cambiato completamente, hanno tolto questa legge infame. Quindi dal nostro operato che poi accade qualcosa, quel momento, quella forza ha generato, è stata una forza ottimistica. Perché ottimista non lo dobbiamo vedere solo quello che ride e scherza, è quello che nonostante tutto continua, cioè fa qualcosa, sente di voler agire, fare qualcosa, anche se gli altri non lo fanno. Eh sì, allora poi abbiamo Luca che già all'inizio, nella prima parte, aveva fatto questa domanda. Allora lui cita una serie di personaggi che sono nati sotto il segno del Sagittario e cita Bernini, Beethoven, Churchill, Walt Disney, Woody Allen e Steven Spielberg. E ti chiede Maria Grazia se ci sono delle riflessioni che puoi fare su alcune di queste biografie che hanno inciso così tanto nella storia della cultura occidentale. Beh, oddio, Adesso, insomma, diciamo parlare di tutti è un Beethoven, po'. fra l'altro straordinario, perché Beethoven oltretutto, lui addirittura ha composto la nona, essendo completamente, ormai avendo perduto l'udito. Quindi in qualche maniera facendo un'azione, lui era proprio ispirato perché lui le sentiva perfettamente queste musiche all'interno di se stesso, tanto che una volta che provò a dirigerla, era fra l'altro già completamente sordo, lui la dirigeva come l'ascoltava dentro e poi l'orchestra si fermò perché non riuscivano a seguire l'impeto con il quale lui stava dirigendo. Oppure di Bernini noi abbiamo quelle sculture meravigliose, guarda caso mitologiche, e aveva questa qualità se guardate il ratto di Persefone, Proserpina, il particolare della mano. Cioè, come lui in qualche maniera all'interno di se stesso ha percepito, al di là di quello che poteva essere il modello, proprio come si poteva modellare la mano sopra il corpo di Persefone. Quindi questa condizione bellissima che c'era. E fra l'altro si racconta anche questa storia di Bernini con Borromini, anche questo senso particolare che aveva Bernini, e viene dall'essere sagittario, di sdrammatizzare e prendere anche un attimo in giro, perché c'è uno dei fiumi che appunto lui davanti alla chiesa che sta a Piazza Navona,
siccome il Borromini ha fatto una prospettiva un po' particolare per l'epoca, e lui mette la mano avanti come per dire mi casca addosso. E il Borromini gli ha risposto facendo la Madonnina che si tocca il cuore, come a voler rispondere ti proteggo io, non ti preoccupare. Questo era il dialogo fra i due, che è un dialogo, una storia molto simpatica oltretutto, che non so se sapete, guardando questi gesti che ci sono della Madonnina con la mano sul cuore e la scultura del Bernini dei fiumi, adesso non mi ricordo quale fosse, quello africano che sta appunto, come per dire, mi cade addosso, quindi un messaggio cifrato ha messo. La conoscevi questa storia? Sì, io la conoscevo anche perché Piazza Navona è la mia piazza preferita a Roma, quindi conosco un po' la storia che riguarda la fontana, le sculture, la chiesa, e quindi sì, l'avevo letta questa storia. Sì, che è molto carina. Mi ricordo che me la raccontò proprio mio padre, no? Perché lui è un estimatore dell'arte, quindi mi portava in giro a vedere tutti i musei insieme a mamma, eccetera. Quindi, e lui mi raccontava sempre, arrivata lì, questa storia continuamente, perché il Borromini poi era specializzato a dare una prospettiva particolare in piccolissimi spazi che improvvisamente sembravano molto più grandi, quindi lui è stato un genio in questo senso e Bernini un po' l'ha voluto sbeffeggiare, quindi c'è stata questa condizione particolare che si trova, no? Si trova vivente, chi va a Piazza Navona può vedere questo dialogo molto interessante fra i due. Poi chi aveva detto Steven Spielberg? Allora, No, sì, aveva aveva detto di detto no. Spielberg, Woody Allen e Walt Ma Disney e Woody Allen, Churchill. no? Woody Allen Beh, particolarissimo, l'ironia, perché sì. un'ironia straordinaria. Ogni tanto mi ritorna in mente il dittatore dello Stato libero di Bananas, perché penso che ci stiamo arrivando ad una condizione di questo genere. Quindi che ci sono certe leggi che sono veramente allucinanti. Io sto aspettando pure qualcosa che è stata anticipata da Woody Allen, sicuramente, perché ha saputo far ridere nel modo giusto tante persone, quindi aveva questa sottile ironia, però anche ha portato dei temi davanti a noi, insomma, non era qualcosa di superficiale. Non so se ti ricordi la scena, mi è rimasta impressa, di tutti gli spermatozoi bianchi e Sì. quello nero che diceva: ma io qui che ci sto a fare? È la sdrammatizzazione del Sagittario, quindi questo elemento del saper far ridere le persone, che non è semplice. Mi ricordo, ero giovanissima quando ho visto quel film, questa cosa mi ha proprio molto colpita. E poi ecco, Steven Spielberg, per esempio, tutto quello, incontri ravvicinati del terzo tipo, insomma, se non vado errata, l'ha fatto lui, cioè, quindi questa sequenza, fra l'altro musicale, questo elemento bellissimo del collegamento fra terrestri e extraterrestri attraverso una sequenza di numeri che diventano musica, quindi è la famosa arpa, no? Questo collegarsi attraverso la musica, che è bellissima, la musica come linguaggio universale, sequenza di numeri che diventano musica come linguaggio universale, quindi trovo, insomma, è bello, perché fra l'altro non lo sapevo che erano personaggi del Sagittario. Di Beethoven sì, ma di Steven Spielberg io non vado a ricercare molto le date delle persone, proprio se mi capitano.
Ma anche perché, come abbiamo detto più volte, poi va guardato tutto il tema Natale, no? Quindi non soltanto il segno, l'ascendente, insomma, gli elementi più noti anche alle masse, ma andrebbe guardato tutto il tema Natale. E di alcuni personaggi l'avevamo fatto nella scorsa stagione, magari riprenderemo anche queste analisi sui personaggi particolari, conosciuti, anche personaggi spirituali. Avevamo fatto anche alcuni maestri spirituali, anche Osho, tra l'altro, che hai citato oggi perché è del Sagittario, e quindi magari lo rifaremo. Allora, poi c'è Dario che, rispondendo a Luca, a questa domanda su questi personaggi, fa una riflessione, diciamo, è molto simile anche a quelle alle cose che hai detto tu, perché Dario dice: sono tutte personalità che hanno saputo fare dell'ironia e dello scavalcare le regole, scagliando la freccia oltre l'ostacolo, il loro punto di eccellenza. Dei grandi creativi e anticonformisti, pionieri e precursori. Questo Questa era. sicuramente ha dato una risposta meravigliosa, Luca. Sì, ha dato proprio una risposta meravigliosa. Una sintesi perfetta, per cui non avrei potuto fare di meglio. Poi Giuseppe E aggiunge su Spielberg, dice: Spielberg nel Sagittario lo ha rappresentato bene con Indiana Jones, il professore e l'avventuriero. Bello, sì, è verissimo, verissimo. Infatti, quando fanno i film di Indiana Jones io me li riguardo sempre, perché è proprio, ti danno una carica, no? Poi l'elemento dell'eroe, no? Noi abbiamo, a differenza noi italiani, non abbiamo l'elemento dell'eroe. L'elemento dell'eroe ce l'hanno molto gli americani e vivono questa condizione particolare, quindi che invece sarebbe anche una bella spinta. Noi, se fai caso, abbiamo, che ne so, il Marchese del Grillo, abbiamo avuto Fantozzi, Fracchia, Accattone, però l'elemento dell'eroe lo trovi proprio in America. Cioè questa dimensione della persona che fa delle cose che sono al di sopra delle possibilità umane, quindi c'è questa condizione. Loro hanno proprio questo tipo di situazione quasi, potrei dire, mitologica, da fatiche d'Ercole che vengono sostenute da forze particolari, mentre noi italiani questo elemento dell'eroismo non lo abbiamo, abbiamo altre cose indubbiamente che sono comunque anche molto belle, però tendiamo sempre a non avere questa condizione, non c'è questa condizione, c'è la condizione e forse ecco per questo in questo periodo non c'è la spinta verso un eroismo, perché l'azione del popolo italiano dovrebbe essere oggi un'azione eroica, a risvegliarsi proprio dall'ottundimento nel quale è stato, diciamo, chiuso, o si è fatto chiudere. Allora, direi che a questo punto siamo quasi in chiusura. Se non c'è altro che vuoi aggiungere, oppure anche Paolo, che non ha detto quasi niente in questa puntata. Paolo, vuoi dire qualcosa sul Sagittario? Questo silenzio. Mi sa che Paolo ha da fare in questo No, momento. credo che come era già successo l'altra volta, forse non ha attivato il microfono. Va bene. No, la verità è che esprimo col silenzio il mio profondo dissenso per quello che avete detto sul Sagittario, perché io ritengo che il segno più spirituale di tutti sia l'Ariete. Che punto. Quindi solo col silenzio posso esprimere il mio pensiero. Sì, beh, ovviamente la tua è Del resto, un'opinione. che ne vuole capire Maria Grazia, che è del Capricorno, che notoriamente non capiscono niente i Capricorno.
appunto. Interessante, pensa che il Capricorno avrebbe come senso il pensiero consapevole. Sì, Paolo, ovviamente la tua è un'opinione proprio puramente così intellettuale, senza nessun interesse, no? Nel dire che il segno più spirituale è l'Ariete. Guarda, diciamo chiaramente, venerdì alle 14 cominciamo a trattare anche noi a Scuola d'Astrologia con Fabio Frabetti, sì, e Borderline i segni, e lì spiegherò perché effettivamente il Mercurio è in esilio nel Sagittario, che tu non te ne vuoi rendere conto, ma è palese il perché. Ecco, appunto. Questa sarà la sua vendetta. Questa sarà la sua vendetta. Va bene. Vabbè, ma che cosa ti vuoi aspettare da un Ariete? Cioè, non capisce. Beh, queste cose così alte, no? Io devo molto agli Arieti, devo dire, nella mia vita. Essendo un Capricorno, sembra strana questa cosa, eppure ci sono state delle figure importanti nella mia esistenza che sono state Arieti, che hanno veramente cambiato la mia vita. E fra l'altro con l'Ariete io farei anche una grande croce. E perché, per esempio, il famoso titolare di Telestudio, che mi diede proprio per anni la conduzione della mia rubrica, lui era un Ariete, e la persona con la quale ho iniziato a studiare a suo tempo astrologia era un Ariete, e quindi ho avuto degli Arieti che sono stati proprio per me un punto di svolta. Infatti un'astrologa americana tanti anni fa mi disse che io avevo proprio scelto di vivere secondo la grande croce e non secondo il grande trigono che avevo, quindi sicuramente io debbo molto a questo segno. Ecco, sei contento, Paolo? Ecco, deve molto all'Ariete, infatti, non al Sagittario. No, scherzo, in realtà mio padre, debbo la vita al Sagittario. Sì, sì. Quindi va bene. No, anche questo è bello, che in questa puntata ci sia stata, vedete come tutto si rispecchia nel tutto, che in questa puntata nel finale ci siano state sia stata la capacità appunto di buttare la cosa anche nell'aspetto del ridere, sì, quindi dello sdrammatizzare in qualche modo. Eh sì, che stavi dicendo, Paolo? Stavi iniziando una frase, non so che cosa volevi dire. No, niente, era solo una cosa sciocca, insomma. Possiamo dire che possiamo chiudere, dai. Sì, okay. Allora, quindi sì, chiudiamo questa puntata. La prossima settimana faremo ovviamente il Capricorno, che è il segno di Maria Grazia, appunto. E sarà una bella prova per me. c'è una domanda al volo di Giuseppe, che ho visto adesso, e che chiede: mi spiegate questa cosa della grande croce e del grande trigono? Ora non so se si può spiegare in poco tempo, ma magari ne parleremo anche più avanti. Beh, sono quando una persona ha dei pianeti che sono distanti fra loro 180 gradi oppure 90 gradi, e la si va a formare proprio una croce, mentre il grande trigono è quando una persona ha dei pianeti o anche punti particolari del tema, come l'ascendente eccetera, che formano un triangolo, quindi tre pianeti o più pianeti, perché insomma uno può avere uno stellium in un segno, quindi avere un grande trigono e che si forma un grande triangolo, quindi significa che una persona ha una forma di stabilità e potremmo dire che mantiene anche di aiuto, mentre la grande croce rappresenta la trasformazione simbolicamente, quindi sono aspetti molto dinamici.
Ok, allora la prossima settimana appunto parliamo del Capricorno e tra l'altro proprio ieri Giove è uscito dal Sagittario ed è entrato nel Capricorno dopo più di un anno e un mese circa che era stato nel Sagittario e adesso è entrato nel Capricorno, quindi ci saranno anche per il Capricorno immagino anche delle ripercussioni positive con l'arrivo di Giove, nonostante ci siano comunque Saturno e Plutone già da un bel po' di tempo nel Capricorno. Appunto, i Capricorni non potranno godersi completamente Giove perché ci stanno Saturno e Plutone. Ma comunque sarà interessante questo passaggio di Giove nel Capricorno, sarà molto interessante per tutti perché insomma, poi ne parleremo insomma, la prossima volta. Sì, ne parleremo sia la prossima volta sia in quella puntata che abbiamo detto di fare sui transiti del 2020. Io mi Bene. sono rifiutata di fare i pronostici per il nuovo anno, normalmente li facevo in alcuni posti, non me la sento. No, Li no. farò con voi perché non me la sento, nel senso che poi alla fine va pure a finire sempre in modo banale che le persone mi chiedono, ma io che so del toro, me la cavo, non me la cavo, qui siamo tutti in un rigagnolo, solo che alcuni di noi guardano le stelle. E quindi, ma dire come saranno i prossimi periodi, certo sarà necessario un nostro intenso e profondo lavoro e una profonda applicazione. Sì, ovviamente noi non ne parleremo in modo, diciamo, anche un po' becero come viene fatto Becero. in alcune trasmissioni televisive. Non ne parleremo assolutamente così, ne parleremo in un altro modo. Ok, allora Bene. possiamo quindi chiudere la puntata e la chiudiamo con una canzone dei Lighthouse Family, Hi. Che significa in alto, è una canzone, anche questa mi piace molto il testo ed è stato anche importante, diciamo, in una fase della mia vita qualche tempo fa, qualche anno fa, e forse Paolo se la ricorda. E quindi questa canzone che mi ricorda molto anche i messaggi che ha trasmesso Maria Grazia in questa puntata e il messaggio di cui si fa portatore il Sagittario, cioè quello di andare appunto verso l'alto, di andare in alto, come dice questa bella canzone. Allora, ci risentiamo martedì prossimo, sempre qui alle 17 e ciao a tutti. Ciao, ciao, grazie. Ciao a tutti.